Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con il sindaco di San Giorgio Canavese, Andrea Zanusso. Benvenuto, sindaco. Beh, grazie, buongiorno Magda, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori, grazie per avermi invitato. Grazie a lei per aver accettato. San Giorgio Canavese, come ha vissuto e come sta vivendo questa emergenza pandemica? L'ha vissuta, diciamo, in modo particolare nel mese di marzo, in modo abbastanza difficile, quando sono stati riscontrati il maggior picco di casi positivi. Abbiamo purtroppo da ricordare il decesso di una nostra cara concittadina. Dopodiché, penso che questa situazione in particolare, che abbia toccato all'improvviso molte famiglie, abbia, ecco, reso consapevole la popolazione di quello che bisognava fare come comportamenti, come giusti comportamenti, perché tra l'altro in questi mesi devo dire che la risposta della cittadinanza è stata esemplare, è stata utile a governare questo, come dire, primo periodo di difficoltà. Abbiamo anche riscontrato un grande lavoro da parte delle due RSA, perché voi dovete sapere che San Giorgio ha due RSA con una popolazione di oltre 150 anziani. Entrambe non si sono riscontrati ad oggi casi di positivi, e questo va, diciamo, riconosciuto per il grande lavoro svolto all'interno delle due strutture che abbiamo seguito anche da vicino, e devo dirgli, ecco, bravi, perché lo hanno fatto da soli. Con rammarico lo dico, ma lo hanno fatto proprio da soli. Oggi la situazione si sta evolvendo, la popolazione è rimasta, a nostro avviso, unita in modo ordinato, in modo consapevole. Certo, e dal punto di vista economico, gli operatori commerciali? Beh, dal punto di vista economico forse siamo quelli tra i piccoli comuni che hanno patito di più, perché il nostro tessuto sangiorgese è sempre stato riconosciuto come molto commerciale. Noi, diciamo, in questa zona abbiamo ancora molte attività commerciali che chiaramente hanno avuto dei grossi problemi, hanno provato a rispondere con intelligenza, con pacatezza alla crisi, perché ci siamo sentiti, abbiamo attivato diverse call di dialogo, e una di queste è appunto con i commercianti locali. Ora si stanno aspettando in queste ore degli esiti favorevoli per parrucchieri, per tutto quello che possono essere poi ristoranti e quant'altro. È stato un problema. Molte famiglie sono impegnate nel piccolo commercio in paese, e quindi ci siamo sentiti, abbiamo cercato di informarli, di dargli le notizie che avevamo, più che altro per quelli che sono i sostegni di tipo governativo. Con i buoni spese, con i pacchi alimentari, abbiamo distribuito a oltre 90 famiglie due delle tre tranche che lunedì verranno completate di buoni spese e pacchi alimentari. Quindi è stata fatta una distribuzione, a mio avviso, importante. Abbiamo investito, insieme ai 13.000 euro del governo, altri 7.000 euro di fondi propri dell'amministrazione per sostenere i pacchi alimentari e i buoni spesa almeno fino a metà di questo mese di maggio. Ci auguriamo che le misure di governo e regione possano integrare il sostegno locale, che da solo ovviamente non può bastare. Lo abbiamo fatto in sinergia col CISAC per le fasce più deboli e gli indigenti, però ora è indispensabile che governo nazionale e regionale facciano la loro parte in modo concreto. Certo, ieri avete deliberato la riapertura dei cimiteri e delle aree verdi, forse un attimo dopo rispetto ad altri comuni,
C'è un motivo particolare per questo? Ma è un po' legato al fatto che può darsi che, come abbiamo anticipato prima con l'RSA, abbiamo chiuso un po' prima degli altri nella fase iniziale della pandemia e questo ci ha dato una risposta favorevole. Abbiamo pensato che ritardare adesso la riapertura in una lettura che avremo magari tra qualche mese o tra qualche anno di questa vicenda. I 10 o 15 giorni non sono un tempo sostanziale nel lungo periodo, ma lo sono nel breve periodo. E quindi ho pensato che non arrivare per primo a riaprire non era una gara a cui volevamo partecipare, volevamo aprire una cosa per volta. Ci siamo dedicati prima alla riapertura del mercato, monitorato, con guanti, mascherine, personale di Croce Rossa e volontari della Protezione Civile presenti a regolare il flusso di persone con il vigile urbano. Poi abbiamo pensato di aprire il cimitero monitorato per alcune ore in diversi giorni della settimana e così via. Ora abbiamo riaperto il cimitero, riapriremo quello che sarà necessario riaprire come il parco di Sant'Anna, con la progressione legata anche a quella delle attività commerciali. Vogliamo continuare il monitoraggio intorno alle attività commerciali per garantirgli quantomeno il sostegno che possiamo dargli, però non è una gara. Io ho visto colleghi che stimo, che chiaramente è un giudizio che do, che hanno dall'inizio magari rilanciato come fosse una gara dei 100 metri, cioè voler arrivare primi pensando che fosse tutta di un fiato. Io l'ho letta come una maratona, cioè bisogna arrivare al centesimo, che questa è una sfida che bisogna vincere sulla durata. C'è l'aspetto sociale delle famiglie, c'è la tensione che conosciamo tutti all'interno delle famiglie che sono stressate da questa vicenda che non sarà però completata in poche settimane. Questo oramai lo abbiamo percepito, dobbiamo sostenere, ecco, questo tipo di vulnerabilità delle nostre famiglie, dei nostri giovani, per cui bisogna cercare di essere un po' lungimiranti nel vedere lontano, ecco, e gestire bene le forze che abbiamo, perché ci sarà ancora luglio, ci sarà agosto, ci sarà il periodo molto caldo, ci sarà magari tutto quello che avevamo già di problemi degli anziani che dovranno integrarsi a questo Covid che non sappiamo oggi come evolverà nei mesi a venire. Però dobbiamo, ecco, un giorno dopo l'altro, trasferire consapevolezza che siamo presenti, ci vogliamo far trovare pronti e quello che non sappiamo lo studieremo, ma voglio dire un pochino per volta, ma con determinazione. Noi, sai che nel 2017, l'11 dicembre, noi qui a San Giorgio patimmo un evento tragico che fu quello delle scuole elementari dell'intossicazione di monossido e lì era un'emergenza straordinaria, si percepì l'aspetto emergenziale. E come dire, la necessità di rispondere tutto d'un fiato a quella tragica situazione. Questa l'ho percepita come una vera problematica, ma con una dinamica completamente diversa. Ecco, quindi vedo adesso che la popolazione comunque sta rispondendo, sta tenendo, come dire, con resilienza, no? Con questa capacità di reagire alle situazioni avverse in modo adeguato. Io penso che ogni settimana dovremmo gestire criticità, opportunità, nuove aperture delle situazioni e ogni settimana sarà diversa da quella precedente. Tu immaginati in questi giorni dove dobbiamo comunicare che i casi in San Giorgio, ad esempio, ce n'è uno in più. E qualcuno dice, ah, allora si sta riattivando come dire, la pandemia, l'infezione. È solo che noi adesso abbiamo una quantità di tamponi molto più elevata e quindi è evidente che qualche caso viene riscontrato a discapito di prima che non ce n'erano. Anche qui bisogna cercare di parlarci tra di noi e capirci e confrontarci, se no rischiamo che ogni settimana diventi
una settimana più difficile di quella precedente, invece noi dobbiamo impegnarci a far sì che, ecco, nella correttezza dei dati che devono essere trasferiti per trasparenza, non sbagliamo l'approccio di relazione con la nostra comunità di persone. Collegandoci alla scuola è un tema che sta molto a cuore all'amministrazione comunale, la scuola che dovrebbe Sì, riprendere a settembre. a noi sta veramente molto a cuore perché avevamo due cose da, diciamo, da affrontare in questo periodo di marzo-aprile. Il mercato della terra e della biodiversità, che ahimè l'abbiamo fatto purtroppo a livello, diciamo, di tempi a smarcare e ad annullare. Quello era un evento di carattere diverso, ma dove, come dire, la popolazione era molto legata. Tutta la nostra attività di buona parte dell'anno è legata a questa accoglienza, a questi rapporti di amicizia che oramai abbiamo con produttori di tutta Italia. L'abbiamo smarcata rapidamente perché era evidente ed era palese che non ci sarebbe stato concesso farlo quest'anno. E nello stesso tempo, riflettendo sulle opportunità e sulle criticità che erano in capo alla mia amministrazione, mi è venuto subito in mente la scuola. Mi è venuto subito in mente la scuola perché, senza entrare nel merito o nel dare giudizi di come è stata condotta questa fase emergenziale con la scuola a distanza, ho ritenuto che con il mese di giugno, luglio e agosto si dovesse lavorare in sinergia e con efficacia tra comune, scuola, regione e Stato, perché la scuola dell'obbligo non lo dice che è dell'obbligo il sindaco di San Giorgio, lo stabilisce il nostro ordinamento e se è scuola dell'obbligo lo deve essere anche in questa situazione. Se abbiamo un apparato che dai cittadini correttamente viene pagato e correttamente le condizioni come dire, del contratto statale di lavoro consente questo tipo di welfare che come dire, in questo caso un importante salvataggio gente, è un'azione, un lavoro fatto stato utile. È importante che tutto questo lavoro e queste risorse ricadano nell'obiettivo essenziale della scuola, garantire l'educazione obbligatoria del nostro paese. Noi abbiamo investito come comune negli anni passati non solo la mia amministrazione, ma in particolare le amministrazioni passate, la mia, tantissime risorse comunali per avere delle scuole a norma. Noi abbiamo delle scuole ampie, abbiamo delle scuole a norma dal punto di vista della sicurezza, abbiamo molte aule, molti laboratori, abbiamo palestre, abbiamo bagni, abbiamo il salone pluriuso, abbiamo un servizio di mensa privata, abbiamo tutti i requisiti, riteniamo, per poter affrontare in modo profondo e in modo serio una ripresa della scuola totale, cioè una ripresa integrale dell'attività scolastica, non una ripresa parziale. A questo punto abbiamo richiesto anche una consulenza di terza parte, come dire, molto qualificata, estremamente qualificata, in un'operazione un po', come dire, un po' sperimentale che non ho ancora visto sviluppata sul territorio, che vorrà vederci protagonisti insieme alla componente scolastica regionale e locale della direzione didattica per un progetto di riapertura delle scuole, che sia un rapporto tra scuola e Stato e scuole e comuni di profilo alto, che sia veramente di profilo alto, che non sia il solito giochetto a ribasso. Ammortizziamo tutto nei casi più difficili perché io capisco che Torino, Milano, i grandi centri abbiano scuole affollate assolutamente con un'intensità scolastica enorme, che abbiano problematiche anche importanti, ma non sono le scuole di San Giorgio Canavese o di altri piccoli comuni che conosco molto bene. Qui la situazione è diversa, non ci possiamo permettere di armonizzare tutto verso il basso, per poi dire alle nostre famiglie che non si va a scuola inventandoci qualche tipo di scusa. Questo è uno dei temi dove penso che non saremmo disposti a relazionarci a livello territoriale con, come dire,
con un atteggiamento remissivo. Non ci sarà da parte nostra nessun tipo di atteggiamento remissivo, lo dirò alle famiglie dei nostri figli che senza dubbio, fino ad arrivare al ministro Azzolino, non cederemo di un passo all'idea che perché manca un professore o due all'interno di una comunità scolastica di centinaia di ragazzi, non si possano svolgere lezioni in totale sicurezza, per poi magari garantire a questi giovani di andare a spasso piuttosto che essere accolti in grandi comunità fuori dalla scuola perché non ci sono le condizioni di prendersi delle responsabilità. Hanno la responsabilità di dirci che è stato costruito un sistema scolastico troppo rigido, non in grado di essere flessibile, estremamente vulnerabile. E questo non può essere una responsabilità da caricare nuovamente sulle famiglie e sui giovani. Far perdere un altro anno scolastico ai nostri figli, cioè fargli rinunciare a un'educazione corretta per un altro anno ai nostri figli, è una responsabilità sociale e politica che qualcuno si dovrà prendere, ma è una vera responsabilità. Noi non ce la prendiamo, noi stiamo dalla parte delle famiglie e dei genitori, ma senza dubbio e senza perplessità. Ora è il caso di lavorare. Non mi aspetto che nessuno mi dica che a giugno si va tutti in ferie, scuole chiuse, ci si rivede a fine agosto e i primi di settembre mi arriva una lettera dicendo per aprire ho bisogno di fare queste 10 cose entro 10 giorni, perché se no questa cosa la discutiamo in qualche procura della Repubblica. Questo senza dubbio. Lo dico solo per, come dire, non per alzare i toni dall'inizio, per essere, diciamo, troppo rigido, solo per essere molto chiaro, per evitare i fraintendimenti. Non ho nessun atteggiamento, come dire, ostativo nei confronti di nessuno. Però visto che è una cosa seria, e l'ultima volta a febbraio, quando ci è arrivato questo virus all'improvviso, ecco, abbiamo lasciato dei morti sul campo, dentro agli ospedali. A questo punto 3 mesi di lavoro intenso di tutti, ma veramente intenso, non fatto di chiacchiere o di comunicazioni social, ma di lavoro intenso, devono garantirci che le scuole a settembre saranno strutturate e organizzate per i nostri figli. Certo, senza dubbio. Sì, è meglio mettere in chiaro prima che trovarsi poi all'ultimo a dover correre e fare le cose magari raffazzonate per riuscire a riaprire. Sai cosa capita? Lì poi dopo all'ultimo si cerca solo di trovare, come dire, si alza il tappeto e si mette tutta la polvere sotto e poi si richiude. Eh Certo. no, non va bene. Assolutamente. Siamo in chiusura, ma prima di chiudere, un messaggio, un appello, un qualcosa da aggiungere? Ma io direi che l'appello è quello che facevo stamattina davanti al panettiere quando c'erano un po' di concittadini in coda. Proviamo attraverso il realismo a trovare anche un po' di buon umore. Proviamo a trovare come dire, qualche cosa che aiuti l'uno l'altro ad andare avanti. Ci sono tante occasioni. Le ho viste dai più piccoli, le ho viste dai più anziani, basta a volte una parola, basta una saracinesca che si apre in più, basta che qualcuno, anziché rimproverare un altro che senza mascherina, glielo spieghi e glielo dimostri con pacatezza, ma con un vero sentimento, diciamo, legato alla volontà di superare questo momento, che io penso che qualunque cosa che facciamo dal tornare al cimitero piuttosto che il comune fare lavori, restauri, far lavorare la gente, ogni azione positiva, ogni azione volta a far ritrovare a qualcuno il sorriso, ecco, penso che sia l'attività che dobbiamo assolutamente fare perché è utile, perché ci fa bene, perché abbiamo bisogno anche di questo. E queste sono le competenze che possiamo mettere in atto. Poi noi,
politicamente ci auspichiamo che il governo e le regioni, ecco, portino in concretezza alcune cose che sono un po' rimaste critiche, ma questo, diciamo, chi ha dei ruoli lo farà, lo stiamo facendo. Alla popolazione, ecco, vedere qualcheduno che si aiuta l'uno all'altro con un po' di altruismo e un po' di buona volontà, penso che sia la parte migliore che abbiamo nel nostro DNA da tirare fuori in questa fase. Grazie mille Sindaco Zanusso. Grazie, grazie Ci a voi. ricolleghiamo poi più avanti, così facciamo poi anche il punto sulla scuola. Volentieri. Grazie, buona Grazie giornata. a voi. Continuate a seguire Obiettivo News, buon proseguimento di giornata.